La politica, oggi ultimo giorno della festa nazionale dell'unità a Bologna. Ieri sera sono intervenuti i ministri della scuola Bianchi e della salute Speranza. I temi, la riapertura delle scuole, Green Pass e vaccinazioni. Paolo Pini. In attesa dell'intervento del segretario del PD Enrico Letta, che nel tardo pomeriggio chiuderà la festa nazionale dell'Unità di Bologna, ieri doppio appuntamento in sala dibattiti con il ministro dell'Istruzione Bianchi e della Salute Speranza, che hanno ribadito l'importanza dei vaccini per la ripresa di tutte le attività, a partire da quelle scolastiche. Domani il via in molte regioni per le elezioni. Bianchi rivendica l'impegno di 2 miliardi di euro per trasporti e miglioramento delle aule. Si comincerà con i docenti in cattedra, ma la vera differenza rispetto allo scorso anno è il numero di vaccinati tra personale e studenti. Attenzione, siamo al 93% da parte del personale scolastico con una prova di responsabilità che non ha dato nessun settore in e Italia. Direi anche il 75% i ragazzi. Ti sto dicendo, e siamo a quel livello lì con i ragazzi. Guarda che la scuola ha reagito con un senso di responsabilità che sta insegnando a tutto il Paese. Continueremo sulla strada delle vaccinazioni e dell'estensione del Green Pass, ha detto il ministro della Salute Speranza. Via alla terza dose da fine mese per le categorie a rischio. Nelle prossime ore uscirà un elenco dettagliato sull'obbligo vaccinale. Decideremo con i dati scientifici e la curva epidemiologica. Ma non c'è un numero magico, noi incroceremo una serie di fattori. Chiaramente conterà il dato di percentuale di persone che si sono vaccinate. Il nostro obiettivo, che ormai è piuttosto alla portata, è arrivare all'80% di persone vaccinate nella platea sopra i 12 anni entro la fine di settembre. Io quello che posso assicurare è che decideremo nell'interesse esclusivo del Paese.